Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. L'assemblea degli azionisti di MPS e Profumo, la situazione è sotto controllo, Draghi, sviluppi positivi, se i governi andranno avanti con le riforme. A Livorno, incendio in un palazzo, morto un bambino di 9 anni. Assemblea a Siena degli azionisti del Monte dei Paschi, a calamitare l'attenzione di molti soci lo scandalo derivati. Situazione sotto controllo, dice il presidente di MPS Profumo, ma Grillo presente in sala, serve una commissione d'inchiesta. Il presidente della BCE Draghi ribadisce che sviluppi positivi per uscire dalla crisi si potranno avere se i governi andranno avanti con le riforme. Anche per Christine Lagarde, direttore dell'FMI, bisogna procedere con le riforme per incentivare gli investimenti e creare posti di lavoro. Tragedia a Livorno, dove un bambino di 9 anni è morto per un incendio che si è sprigionato in una palazzina nel quartiere Salviano. Gravi il padre e il fratellino 12enne, meno preoccupanti le condizioni della mamma e della sorellina. Dopo il suo arrivo all'aeroporto di Malpensa, Fabrizio Corona sarà accompagnato al carcere di Busto Arsizio. Ieri, dopo la lunga udienza di convalida in Portogallo, il fotografo dei VIP è stato dichiarato estradabile. Si è costituito ai carabinieri l'uomo che ha ucciso in strada a Vercelli con 4 colpi di pistola la propria compagna di origine albanese. A scatenare la violenza omicida dell'uomo, a un 59enne, forse un attacco di gelosia. Ho perso la testa, ha detto ai militari. Arriva a sorpresa il nome del regista che dirigerà il primo film della nuova trilogia della saga di Star Wars che uscirà nel 2015. Episodio 7 sarà diretto da Abrams, creatore di Lost e regista di Super 8, Star Trek e dell'imminente Into Darkness. Sara Errani e Roberta Vinci arrivano alla quarta finale e vincono il terzo titolo negli ultimi 5 tornei degli Australian Open. Le due azzurre hanno infatti battuto la coppia di casa formata dalla giovanissima Ashleigh Barty e Casey Dell'Acqua.